me lo vedo un po' come un film, no? Dove c'è una parte, una scenografia che scrive il film, di solito tu non lo vedi mai, no? E poi vedi il successo, il best, vedi i premi Oscar, vedi tutto, ma chi ha scritto il film tu quello non lo vedi. Io Lucio lo vedo come chi ha scritto questo film, lo vedo l'autore assoluto. E diciamo che poi ha trovato terreno fertile, perché poi gli attori li ha trovati, gli attori c'erano. C'erano ed erano stati formati già all'epoca. Io ti parlo del dopoguerra, quindi inizio degli anni 50, tutta questa formazione c'era stata, grazie appunto a questo Club 3P, che voleva dire appunto provare, produrre e progredire. Quindi mio padre, tutti vicini qua, quindi mi ricordo degli Abbà, mi ricordo dei Rossi, mi ricordo dei Giuliano, di tutte queste famiglie qua che erano qua nella nostra zona, che erano appunto iscritti a questo Club 3P, e quindi ci sono stati appunto questi primi tentativi di provare a fare qualcosa di diverso, no? Alla fine degli anni 70, io ti parlo del 75, 76, 77, e diciamo quegli anni lì mio padre si è reso conto che eravamo, come dire, non presi un po' in giro, comunque c'era creato una sorta di casta, chiamiamola così, no? Nella zona, dove praticamente i commercianti facevano, come dire, una sorta di cartello. Quando si presentavano appunto al classico mercato della zona, che poteva essere appunto il mercato di Caraglio, oppure il mercato di Centallo, che sono venuti dopo, il mercato di Boves o Castelle Tostura, facevano una sorta di cartello, nel senso che stabilivano un prezzo loro prima che la bandiera veniva alzata. E quindi si stava in quella fascia lì. Certo, probabilmente all'inizio stagione, quando non c'era prodotto, quindi c'era un po' la sorta di primizia, i prezzi venivano spuntati decisamente più alti. Ma nel momento in cui c'era l'abbondanza di roba, questo cartello veniva fatto in modo sistematico. Ed effettivamente la zona, in tutta questa zona qua, è andata molto a morire, molto molto a morire. Cioè qua ti dico, c'erano ettari e ettari di coltivati a fagioli, coltivati a peperoni, e praticamente non era più sostenibile, non era più assolutamente sostenibile. E quindi si è dovuto, come dire, cambiare rotta. Poi la Michelin ha fatto scuola, ha creato tutta una serie di ma già prima ovviamente, comunque questo faro di poter avere lo stipendio fisso, di avere il weekend libero, eccetera eccetera, ha creato questa sorta di fordismo che ha, come dire, ha disertificato tutta la nostra zona. E quindi tutte queste piccole coltivazioni, questi maestri, perché per me erano proprio dei maestri, hanno cambiato, e questo mestiere, come dire, si è spento. Noi siamo stati la rivincita di quello che i nostri genitori non sono stati. Mi ricordo ancora una cosa che mi emoziona tantissimo, che quando il mercato andava bene, mio padre mi comprava il ghiacciolo, e quello era il, come dire, io mi rendevo conto che se i fagioli erano andato bene o no al mercato, perché mio padre mi comprava il ghiacciolo, la famosa società di Caraglio. Per noi è stata veramente una grandissima rivincita, ti dico la verità. Poi magari ad altri non vuol dire niente, perché chi non ha respirato, chi non ha vissuto quei primi anni dove si è cominciato a fare agricoltura estensiva in pieno campo, probabilmente non vuol dire niente. Cioè lo vede come un'operazione commerciale l'aglio di Caraglio, non lo vede come un qualcosa, una rivincita. Io invece, e altri pochissimi del consorzio, ti assicuro che per noi assoluta. We'll be right back.
tutto inizio con Lucio Alciati. Lucio Alciati che si trova un giorno in una famiglia di Palazzasso da un certo signor Emanuele Borgogno, che praticamente è appassionato di vecchie coltivazioni, e così curiosamente gli dice: ma perché piantesnen light carai, che è il pibun caie? E Lucio lo guarda, e anche lui appassionato di queste coltivazioni, di queste vecchie cultivar che c'erano nella nostra zona, e gli dice: ma mi pilari anche prue, però mi manca il prodotto proprio per iniziare. E quindi niente, il signor Borgogno gli dice che ha sua sorella che coltiva questo aglio da un po' e ce l'ha nell'orto, e quindi magari gli dà un po' di seme. Quindi c'era solo un problema, che a Caraglio non c'era aglio, cioè c'era questa la famosa filastrocca, però effettivamente il prodotto non ce n'era. Quindi inizia questa cosa, lui pianta l'aglio e vede che questo aglio viene buono, e di qui parte un po' l'avventura anche con l'associazione Insieme per Caraglio, che inizia questa festa a Caraglio. E Lucio era, diciamo, l'unico produttore che riusciva a portare diciamo alla fiera un po' di aglio, ma lui ne aveva veramente molto molto poco. E per il resto poi arrivava tutto aglio da fuori, quindi arrivava l'aglio piacentino, arrivava l'aglio da Asti, arrivava ogni tipo di aglio tranne quello di Caraglio, perché ce n'era veramente poco. Un signore che partecipava a questa fiera un giorno ci dona un mazzo d'aglio e ci dice: ma perché non provate a piantarlo? E noi per scherzo abbiamo iniziato a piantare questo aglio. Una sera Marco si era incontrato con Oscar e Oscar gli ha chiesto se gli interessava l'avventura dell'aglio. All'epoca era proprio un'avventura, non sapevamo a cosa andavamo incontro. Marco è arrivato a casa, mi ha chiesto se ci interessava. Loro facevano l'ordine del seme, dovevamo poi fare un ordine per avere del seme, e mi ha chiesto se mi interessava. Io subito gli ho detto proprio palesemente no, perché avevo le castagne da raccogliere e non pensavo minimamente all'aglio. È stato tutto un inizio, cioè è stato tutta un'esplosione lì in quel momento lì, perché ci siamo resi conto che effettivamente l'aglio nella nostra zona veniva molto bene. Quindi molto importante nel momento della raccolta, piuttosto raccogliete un pochettino e poi lo portate a casa dove avete il vostro posto per lo stoccaggio. Allora, noi solitamente lo mettiamo su dei bancali a prendere aria e al sole per i primi giorni, diciamo 3, 4, 5 giorni, proprio al sole, perché lui deve fare proprio un'essiccazione. Però sotto il bancale lui gli passa l'aria e i mazzi cercate di tenerli più larghi possibili, di modo che lui possa proprio respirare, perché si scalda, lui è fresco, ancora tanta acqua all'interno, e questo poi lo fa marcire. I primi tempi sono stati, diciamo tra virgolette, un po' duri, perché la gente non credeva che a Caraglio ci fosse l'aglio, che coltivassimo l'aglio, anche perché eravamo in pochi. Poi i campi comunque erano sparpagliati, cioè non è che uno entra in Caraglio al tempo vedesse tanti campi di aglio, perché eravamo 4-5 aziende all'inizio.
E quindi ci guardavano un po' così, poi lo vendevamo 10 euro al chilo. E perciò abbiamo avuto non vita facile i primi anni, sembra semplice a dirlo adesso, però non sapevamo alla sera se riuscivamo a vendere un chilo di aglio quando ci presentavamo alla fiera il mattino. C'è ancora un'altra cosa, ci prendevano in giro perché il nostro piemontese, il nostro dialetto finisce molto con ai. Addirittura avevano inventato delle filastrocche: a carai, a piantaiai, a nembagnai e su un secai, l'anda presi, a bagnai e su un marsai. E c'è questa filastrocca che è comunque carina, no? Perché le nostre parole finiscono giù manai, ci sono tante parole nel nostro dialetto piemontese, proprio qua di Caraglio, che finiscono con ai. E poi diciamo che c'è una leggenda che narra di una famiglia di Caraglio che durante la peste si è rifugiata in una cantina, dove si è cibata solo di aglio, e uscita dalla cantina la peste era finita e loro si erano salvati la vita grazie a questo aglio, e quindi hanno detto caro aglium, e quindi si narra anche questa leggenda. Naturalmente Caraglio è Cadraglium, il nome di Caraglio deriva da un quadrilatero romano, infatti abbiamo anche, si sono ritrovate proprio delle antiche rovine romane, e quindi la leggenda è una leggenda. L'aglio di Caraglio veniva piantato nelle vigne, perché nelle vigne davano lo zolfo e quindi gli dava un gusto un po' più forte, un po' più deciso. Quindi una volta non veniva molto apprezzato il nostro aglio. Invece adesso l'aglio di Caraglio viene molto apprezzato perché la particolarità è proprio che non si ripropone nella digestione, è molto dolce. Entro il 2 novembre, noi diciamo sempre entro il 2 novembre, teoricamente dovrebbe fare tutto il solstizio, e si raccoglie entro il 24 giugno. Quindi si prendono le testoline di aglio, si sbulbano, come vedete qua, e si piantano gli spicchietti. Da ogni spicchietto nascerà una testa d'aglio. Piantiamo l'aglio entro il 2 novembre, poi lui sta buono sotto la terra, diciamo nel periodo invernale, non ha bisogno di nulla. Verso febbraio, marzo, quando la neve va via dai campi, allora cominciamo a vedere spuntare il verde che fa la fila nel campo, e pian pianino teniamo anche un po' sotto controllo il discorso delle infestanti e dell'erba che può nascere intorno all'aglio. Di lì cominciamo ad aprirlo con le zappe, di modo che lui respiri bene, perché la neve tende un po' a schiacciare la terra, e quindi noi teniamo sempre un po' la terra bella morbida intorno a queste testoline che stanno nascendo. Togliamo l'erba e cerchiamo di controllare questa cosa. Poi viene raccolto, appunto dicevo, entro il 24 di giugno. Noi lo raccogliamo solitamente, dipende, perché ci sono degli appezzamenti di terra verso Valgrana, sempre comune di Caraglio, e degli appezzamenti di terra magari verso Busca o verso Cuneo, sempre comunque comune di Caraglio, che comunque hanno altre tipologie di terreni, e quindi magari matura prima o matura dopo. Quindi qui c'è proprio da fare anche un controllo. L'agricoltura è fatta anche di piccoli segreti, di piccole tecniche, di piccole strategie. Se tutti mettono a disposizione questo sapere, si cresce tutti insieme, ma velocemente, ma molto velocemente. Molte aziende vengono anche a chiedere a me personalmente, che sono quello, il braccio operativo del fattore dell'aglio, che siamo appunto, quello che dicevo prima, sono più di 10 anni che ormai lo piantiamo. Quindi tra successi, ma molti e molti insuccessi, ci siamo fatti veramente la pellaccia. Sicuramente l'aglio di Caraglio non è la coltivazione dove un'azienda può vivere con l'aglio di Caraglio, perché
il lavoro vedete che ce n'è decisamente tanto, ma è anche stato messo un limite della coltivazione, perché ognuno di noi può avere massimo un ettaro come azienda agricola, come coltivazione. Perché questo? Per il fatto che non si voleva arrivare a una speculazione, perché se c'era qualcuno che voleva magari mettere più terreno, con le tipologie di coltivazione, poi Aurelio è meglio, cioè sa meglio di me tutte le varie tecniche, abbiamo fatto questo disciplinare vietando un po' tutto praticamente. Il concime non deve essere un concime chimico di sintesi, ma un concime chimico naturale, cioè che può essere l'etame, ci può essere il compost di qualità, nessun antiparassitario, nessun diserbante, perché si voleva fare qualcosa di diverso e soprattutto è nato come integrazione al reddito familiare. Specialmente all'inizio pochissime erano le aziende agricole che sono partite con questa attività, cioè era gente che faceva altro e in più aveva dei pezzi di terra che non sapeva cosa farsene e in quel modo lì ha iniziato a fare questa coltivazione. Queste regole sono state molto importanti che sono state messe, perché sono quelle che ci hanno permesso di andare avanti e di avere un po' la forza anche per andare avanti. La cosa importante del consorzio è anche poterlo raccontare, perché il consorzio non fa vendita, il consorzio fa solo promozione, valorizzazione e tutela. Quindi noi ci ritroviamo, diciamo 6, 7, 8, dipende dalle esigenze, volte all'anno. Abbiamo una sede dove ci troviamo e dove discutiamo la commercializzazione, i vari problemi, le esigenze tecniche che possiamo aver bisogno del tecnico che viene a fare i controlli, perché per esempio facciamo le analisi al raccolto per vedere che non ci siano tracce chimiche, o perché comunque è una regola ed è molto importante, perché quando l'aglio va a finire sul tavolo di qualcuno, noi vogliamo che l'aglio di Caraglio, quello marchiato del consorzio, abbia veramente determinate caratteristiche. E quindi la forza del consorzio è un po' questa, è il credere nel prodotto che si fa e nel valorizzare il territorio in cui lo coltiviamo. Qualche anno fa un qualcuno pensava di fare il furbo ed è stato sbattuto fuori, perché non stava alle regole e condizioni del consorzio. Forse veniamo visti come integralisti o come quelli che non capiscono nulla di agricoltura, penso di insegnare agli altri. Però, come si diceva, nessuno è obbligato a stare nel consorzio dell'aglio. Chi sta nel consorzio deve essere convinto di quello che sta facendo, sapendo che è un qualcosa che ha anche un ritorno commerciale. Perché se io mi faccio l'aglio e vado a venderlo in giro, posso taroccarlo, è coltivato a Caraglio, tipico di Caraglio, non tipico, quello che è, ma non è il marchietto, perché nel momento in cui andiamo a vendere in giro il prodotto, certo che lo vendono, io faccio il banco e vendo il mio, non vendo quello del mio vicino, no? Ma è un marchio che va in giro, cioè riconoscono, perché lo striscione, ah, quelli sono del consorzio. Una cosa particolare è che in 11 anni che piantiamo l'aglio, a me come azienda me l'hanno rubato 8 volte, 8 anni di seguito. In 8 anni abbiamo fatto 3 volte le denunce, perché in 2-3 anni ne hanno presi in quantità abbastanza notevole, in un'azienda addirittura 4 quintali in una notte. Le annate che ho fatto le ronde non me l'hanno più preso. Però è assurdo che in un campo adesso dobbiamo metterci a controllare l'aglio. A Fattoria dell'Aglio, una notte che le avevano anche preso in un anno, le avevano addirittura, probabilmente erano stati disturbati e le avevano lasciato addirittura dei mazzi legati in campo. Il mattino si sono trovati con dell'aglio legato che non erano riusciti a portar via. Addirittura un consorziato ha adoperato il metodo di mettere le tende da campeggio in campo e passavano, si alternavano le notti lui e il figlio col cane nella settimana prima della raccolta dell'aglio per evitare il furto.
lavoro agricolo così, no, arare, preparare il terreno, bagnare, tutto quello, sono tutti i miei lavori quella lì. Non ti stai a te due abbracci. Quando lo mi trovai un po' di destra e parto da là, perché se no che ne sono proprio buone insieme. Ma che ne sono andati giù. Ho conosciuto l'aglio di Caraglio tramite il consorzio, mi è piaciuto tantissimo, ogni anno ne compravo parecchio, quindi siccome sono un amante dell'autoproduzione ho deciso di, ho un'azienda agricola, ho deciso di provare io in prima persona a sperimentare sull'aglio, a coltivarlo e vedere quali erano le varie tipologie, i metodi di produzione, senza avere la pretesa di poterlo vendere e via dicendo, però entrando già nel consorzio, quindi all'interno del consorzio ho fatto il primo anno soltanto così per provare. Ma Martina doveva venire oggi, però poi in realtà lavorava, ho sbagliato a contare i giorni. E se c'è lei in genere queste cose ci sono. Sì, c'è tutto, c'è veramente l'impossibile quando ce n'è. Sì. Suonando e suonando specie lontano da Caraglio, da Cuneo come zona, effettivamente mi capita di avere qualche conflitto tra la produzione dell'aglio, le varie fasi della lavorazione dell'aglio e il lavoro del musicista. Spesso, infatti, la stagione estiva, che è quella che ha tanto lavoro in azienda agricola, ha anche tante richieste musicali. Quindi mi capita spesso che sto via per settimane in tournée e intanto magari ci sono dei lavori che devono essere fatti in azienda. Quindi c'è mia sorella che è coadiuvante e poi mio padre e la mia ragazza che mi aiutano tantissimo. A me piace molto alternare i due lavori, uno perché stando molto tempo in studio o nelle grandi città, quando vado a suonare in genere giro Roma, Berlino, Parigi, città abbastanza grandi. Quello che c'è lì è arrivato da due cassette, vero? Quale? Quello che c'è dentro. Sì. E se non sono in tour, sono in studio, quindi vuol dire un sacco di macchine, computer. Ecco, poter alternare questo alla natura, a un'azienda agricola che è biologica, quindi si tratta di una natura abbastanza pulita, per me è importante. E sono sicuramente due parti fondamentali, importantissime, che difficilmente riuscirei a scindere. Thank you.
il est pas loin, le temps des puces, où l'on s'achetait des phoques anglais. Ça finissait souvent chez Luce, devant les moules et le muscadet. Il y avait l'ancien, le champion de boxe, et son foutu accordéon. Il pouvait pas piffer jukebox, les poulagas et le néon. Valsez les gars, votre vie à l'endroit, mais faites gaffe au revers. Quand ça tourne à l'envers, il est pas loin le temps des puces. Il y avait le patron François Beauzieux et le légionnaire Fleur de Lotus qui exhibait sa poitrine bleue. Enfant de la lune ou fils de pute, ils avaient tous le cœur béant. Chacun offrait son parachute à celui qui avait mauvais temps. Valsez les gars, votre vie à l'endroit, mais faites gaffe au revers. Quand ça tourne à l'envers, il est pas loin le temps des puces, des frites blondes ou du lilas. Où es-tu passé, ma tendre puce, ma petite fleur bleue des grands galas? Où est donc ta bouche aux mille cerises et tes grands yeux aux mille lattes? Il flotte encore sur ma chemise un poivre doux aphrodisiaque. Valsez les gars, votre vie à l'endroit, mais faites gaffe au revers. Quand ça tourne à l'envers, che avrei coltivato l'aglio, perché io ho fatto la musicista, all'inizio facevo la musicista, poi ho fatto la fioraia, ho fatto la mamma, faccio ancora la mamma, non è che non la faccio, anche se coltivo l'aglio cerco di fare anche la mamma, anche se i miei figli ormai sono grandi, però diciamo che poi sono passata all'aglio. La festa dell'aglio nuovo è proprio una festa, perché la facciamo proprio per festeggiare il nostro raccolto. E viene fatta a San Giovanni, perché il giorno dopo la festa è San Giovanni. Si diceva che l'aglio raccolto intorno ai giorni di San Giovanni avesse dei poteri magici una volta, per fare medicine, per fare pozioni, si dice anche qui. Siamo noi consorziati
che ci troviamo una sera da essere tutti assieme, senza pensare al lavoro, siamo lì per stare una serata assieme con chi viene a trovarci. L'idea che quando uno assaggia un prodotto coltivato in un territorio, quando lo mangia ha il ricordo di quel territorio che magari ha visitato e ha il sapore anche, perché comunque la nostra mente ci fa ricordare il gusto e il posto dove si è mangiato. Quindi secondo me il prodotto tipico è proprio valorizzare i sapori, ma anche proprio il territorio, perché la gente si ricorda di dove è andata a mangiarlo e dove l'ha acquistato. Poi sicuramente la cosa molto molto importante è comunque avere un qualcuno che ti racconti la storia del prodotto, perché quello che abbiamo visto è proprio che la gente vuol sapere come nasce un prodotto. Spero che tanta gente si avvicini a questa cosa, anche non per coltivare, però proprio a credere in quello che stiamo facendo. E quindi spero veramente, il futuro non si può prevedere, come l'ho detto non si può prevedere, però mi auguro veramente che possa andare avanti, perché sarebbe veramente un peccato con tutto il lavoro che abbiamo fatto. Fa caldo qua, oh, si sta bene. Un po' caldo. Thank you.
i capelli. Thank you.